Mi hai messo di gomme? Oh, ma vecchio! Cos'hai? Cazzo fai? Sto provando a suonare. Mettilo via, via, via! Mi ha chiamato la Toyota. Serve un video la Trueno. La Toyota, Toyota. Bisogna fare un video, giuro. Veramente? Giuro. Facciamolo. Oh, dai, veloce. Ma cosa vogliono vedere? Come va, gli interni, gli accessori, che cazzo ne so. Hanno chiamato noi? Noi. Ma cosa vogliono vedere di preciso? Adesso ce la, prima ce la fai vedere. Un attimo. Una recensione entro stasera. Così. Su tutto, su tutto. To, prendi, vai, vai. Va, improvvisato, vogliamo sapere tutto. Di che anno è, se l'aria condizionata. La conosco bene. Anzi, vieni. Di che anno è? La macchina è del 1984. Siamo nel 2021. Non sai far due calcoli, vecchio. Quindi 1984. Oh, non so far due calcoli. Sei imbarazzato. No, come si fa a guardare? Ok. 37 anni questa macchina. Entro stasera, entro stasera. Improvvisiamo. Allora, la macchina ha, come ho detto prima, 37 anni e fa ancora il culo a un sacco di macchine nuove. Non ha molti cavalli questa macchina, quindi va alleggerita. Ma è carbonio questo? Questo è qua carbonio, qua vetroresina. Ma va. Ho fatto queste modifiche perché ho pensato alla sicurezza attiva della macchina, non a quella passiva. Cioè? Nel senso, per sicurezza attiva intendo l'auto più leggera, quindi più difficile andare a sbattere. Quando stai per andare a fare un incidente è più manovrabile. Io non penso quella passiva. Non me ne frega un cazzo. Ma tu fai solo l'attivo, bravo. Esatto. Vieni, 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 vieni. C'è anche qualcosa di sicurezza passiva in caso di urto. Ho montato questo grosso attacco della GoPro che si chiama Rollbar. Fai vedere gli incroci. Non è originale, ma a Toyota piacciono queste cose, quindi lo mettiamo nella sua recensione per sponsorizzare il suo marchio. Ma il GoPro invece cosa dice? Si trova la bene? GoPro, ho dimenticato l'attacco. Ma si però trova? Però è un attacco GoPro quello. Ah, ottimo, non pensavo. Ma è quindi consigliatissima per il neofita? Non parli di sicurezza? Sia ma... per il settantenne che per il neofita che ha appena iniziato a guidare. Quindi ragazzi, diciottenni e settantenni appassionati di... Compratevi un'auto del genere. Di una... Perché fra 30 anni non ne vedrete più perché saranno tutte marce. No, questa macchina qua vedrà anche il prossimo decennio. Questa macchina qua vedrà anche il prossimo centennio. I dinosauri in ritorno. Perché questa macchina qua vedrà anche il prossimo secolo. Noi non lo vedremo, ma lei sì. Ma io non ne vedo più in giro di... I fari pop-up che vanno su e giù. Esatto. Non li fanno più perché sono pericolosi. Praticamente all'uscita delle scuole, quando falciavi i bambini, potevano farsi male con questi fari. Adesso invece con i fari piatti le auto sono più sicure in caso di crash contro le persone. Ah, ecco. La guida? È a destra. A per destra? Forza. È giapponese. È a destra. Ma va. E com'è? Andare in giro? Ma mi trovo bene, è la stessa cosa. Sorpasso a destra. La cosa che invece mi dà veramente fastidio è il tappo del serbatoio destro. Quante volte hai sbagliato a entrare? Io ho avuto un problema alla schiena e mi trovo benissimo a alzare prima la gamba sinistra. Ah, ecco dai. È proprio l'auto ideale per me. Non manca qualcosa? Ma stiamo facendo una recensione seria, non chiedermi queste cose. Ma cos'è? Non hai trovato le... non lo trovavo su il pezzo su eBay. Ma qua qualcuno ha sbagliato a montarlo, eh. No, vedi che c'è una staffa per alzare il cofano. Così esce l'aria calda. Ecco. Ne sai una più del diavolo. Sapete perché si chiama Panda? No. Secondo te? L'animale? Il panda? Ha il colore di un panda. Ah. C'erano altri colori, ma non mi piacciono. Mi piace solo il panda. Quindi livrea originale? Panda.
Sì. Adesso facciamola diventare un po' seria questa recensione. Ho un po' di domande da farti che leggo spesso sulle email. C'erano le luci spente. Va bene, un'altra cosa, dai. Non possiamo portarla fuori. Cosa ne dici? Accendiamo? Sì. Dove sono le chiavi? Ma te l'ho date prima. Entro stasera, Liberiamo il panda. Liberiamo il panda. Ho sbagliato. Perché fin quella faccia? Perché? Trentasette anni. Non è successo nulla. Vabbè, vedi te. Aia, mi sa che entro stasera. Ma ci paga la Toyota. Se andiamo avanti così, no? Manco si accende. La schiena. Ah no, ma la rotellina. Più grosso questo o quello della Trueno? 750 questo. Di serie è più grosso questo di quello dell'86. Ma va. Sì. Io. E beh, ce l'hai un po' del. Fuori com'è? Beh, è un cuneo, è una tavoletta biblica dei Sumeri. Quella con le scritte. Beh, in effetti ce l'ha dal cuneo. È spaziosa? Ci stanno perfettamente una famigliola di ricci qui dietro. C'è anche un ripostiglio per dormire. È spaziosissima questa macchina, anche per le valigie e per portare dei cadaveri. Non ci credo. Adesso stai dentro. Adesso io chiudo. Vai. E stai dentro. È ben accessoriata? Quattro trombe. Quattro corpi farfallati. 2000 beams. Leggi qua, fai vedere. Yamaha. È quella di Valentino Rossi. Ah, VR46. È la versione limitata. E queste cosa sono? Trombe. Questo? Radiatore acqua. Qui? Full? Low? What is it? No, meglio non far vedere. Questo invece? Centralina modificata. Modificata. Questo cos'è? Motorino d'avviamento. Ma questo cos'è? Quello è un radiatore dell'olio. E i consumi? Dai che dobbiamo finire. Quanto consuma? Consuma parecchio, come un F14. No, quanti litri? Quanti chilometri al litro? 3, 4, 5 litri con un'andatura spedita. Fa un chilometro con un litro in pista. La usi in pista? Già usata? Lo uso solo in pista. Su strada non si corre. No, dopo corriamo col cazzo. Ho anche sulle gomme invernali per non prendere le multe. Dove cazzo? No, corre? Non mi interessa poi. Quanto costa? In città come va? Che dire, comodissima. Il comfort qua è stelle. Toyota ha sviluppato un prodotto veramente, veramente ottimo. Che macchina! È abbastanza insonorizzato l'abitacolo? Sì. Il ronzio che si sente è il differenziale autobloccante Cusco. Due vie, non una. Due. Dosso! Ah! Guarda come reattiva!
i bar sono aperti. Qua sì, è gialla. Ah! Ah! Uno col booster, oh! È un grande perché fa le penne. Ci continua. Leva! Eccolo! Messa di gomme! Guarda che bello percorrerli da un I-86. C'è più sapore. No, ma avete capito, mi ha portato a fare la gita quella del delle elementari, non i test drive. La consiglieresti? Ciao Gianni. Ciao. Volevamo chiederti un'informazione. Se tu consigli la E86, Gianni, sappiamo che ce l'hai da tanti anni. Ma tanti anni? Una mattina mi sono alzato, sono finito in Austria, sono tornato con 86, 196.000 chilometri, mi dicevano, ma guarda, è vecchia, è arrugginita, non durerà, è un cancello, è famosa per un manga. Porta il bigliettino. E la cosa comica è che, nonostante faccio i traversi da quando avevo 8-9 anni, è ancora il motore lo stesso, sono a 398.000. Questo è il biglietto del volo aereo del 2011, quando ho preso l'86 in Austria. Vienna, è contornato con la macchina, sconosciuta e non mai tradito. Si mette un filo d'olio, non ha vizi, non beve, non va a donne, un po' di fumo glielo lascio. Ottimo. E quindi la consigli?
Allora, O è seriamente, meglio una Golf non ce n'è GTI? una lama, non ce n'è. Telaio affidabile, telaio precisione, personalizzazione d'auto da corsa. Qualsiasi cosa fai, una modifica, tagli. La mia N2 più avanti, poi sapete benissimo chi la conosce, è stata abbastanza pesantemente modificata, ma non in maniera da partirci e finire in Sicilia e tornare senza problemi. È una grandissima tenuta. Decidi te in base all'assetto se fare un time attack o drift. Però lo decidi te, anche con l'acqua lo decidi te, Certo, ha sempre quel senso di sicurezza. certo. Cosa ridi? No, niente, lascia perdere. Dai. Ma Cosa stai facendo? preparo la piscina per l'estate. Mi già che un po' di lavoro da fare qua. Alla No, fine della dai, finita spero che con seriamente. questo video abbiate capito tutto dell'E86. O non hanno capito un cazzo. Ce l'abbiamo messa tutta, 7 cameraman, 12 persone che hanno lavorato per noi. È stato un gran lavoraccio. Infatti è venuta sera. E paga alla fine la Toyota. Ma che ci paga, ci paga. Dici che ci paga? Secondo Ha contattato te? te io mi muovo gratis. Spero che ci bonifichi alla veloce. Blocca, blocca, dopo. Dai, che mi fa incazzare.